per gli agricoltori, per il settore dell'agricoltura, ci saranno degli effetti positivi con questo nuovo marchio? Ma devono esserci degli effetti positivi per il settore primario. Noi stiamo molto lavorando a rafforzare la capacità di squadra tra sistema agricolo e sistema agroalimentare nel complesso, e questa attività che in particolare abbiamo sviluppato sul fronte della spinta all'internazionalizzazione deve portare con sé anche un salto di qualità sulle produzioni locali nel rapporto con i nostri prodotti. Tutto il lavoro che abbiamo fatto è misurato anche per fare questa cosa, per cui partiamo da qui perché avevamo la necessità di identificare precisamente anche un punto di svolta, diciamo, di coordinamento comunicativo per chi già va fuori. Però se voi frequentate ad esempio già oggi le delegazioni di imprese che da New York a Chicago a Tokyo vanno nelle fiere internazionali dell'agroalimentare, capite che c'è lo spazio per un lavoro che porti, diciamo, che faccia fare un salto di qualità anche al primo anello fondamentale, che è quello dei produttori. Adesso dobbiamo concentrarci, come è stato detto anche questa mattina, su Stati Uniti e Canada. Poi ci saranno ulteriori sviluppi, si è detto, dell'Asia, in particolare della Cina, ma adesso il tema fondamentale è verificare, testare precisamente questa grande operazione di investimento, in particolare nel mercato statunitense, in quello dell'America settentrionale più complessivamente. Servirà anche a combattere l'Italian sounding? Questo può aiutare molto a identificare il vero Made in Italy, anche perché avendo noi il controllo diretto delle operazioni di comunicazione che si fanno a partire dal segno, è chiaro che c'è un presidio fondamentale. Credo che più si valorizzerà il segno unico, più gli spazi, diciamo, del falso Made in Italy di navigare in quello spazio indistinto, di non identificato, si ridurranno. Questa è la nostra sfida. Quali sono i settori che hanno i maggiori margini di crescita come esportazioni? Agroalimentare? Beh, guardi, la verità è che tutti hanno avanti degli spazi di crescita formidabili. Abbiamo visto in questi anni cosa è stato il vino, vediamo l'olio, la pasta, devo dire che praticamente tutto il menù agroalimentare italiano ha potenzialmente davanti degli spazi di crescita clamorosi.